che a scuola, ad esempio, le mie compagne, le scuole elementari, avevano tutto il padre, quello lavorava in banca, quello alle poste, quello in ufficio, mio padre al giornale, che era una cosa completamente diversa, chiaramente. Quindi questo mondo strano. Il mio rapporto con mio padre è un rapporto strano, è un rapporto di grandissima stima. È la cosa che mi manca di più è il confronto, cioè non è l'affetto, non è un abbraccio, non è una carezza. Spesso mi manca non poter parlare con lui di determinate cose. Succedono situazioni X e mi viene a dire: ah, se ci fosse mio padre ne vorrei parlare con lui. Ricordi buffi, probabilmente. Quando ero bambina andavamo in campagna in macchina, lui cantava e si inventava le canzoni completamente stonate, ecco, cosa che ho ereditato perché sono stonata come lui e mi invento le parole delle canzoni. Come ad esempio durante l'adolescenza abbiamo avuto un rapporto molto conflittuale perché io ero una fricchettona pazza. Dopodiché tornavo a casa alle 5 del mattino, ci incontravamo in cucina davanti al frigorifero con lo sportello aperto e mangiavamo insieme il melone direttamente da lì col cucchiaio e parlavamo di Proust. Per cui c'era questo rapporto strano, da un lato una stima intellettuale, però dall'altro lato questa ragazza figlia, ribelle, non andava bene. Come padre, appunto, era grande, non era un padre giovane, però sì, parlavamo assolutamente, parlavamo di libri, di letteratura, di politica, leggevo i suoi articoli che sicuramente mi sono serviti per avere un'idea di questa città e della politica. Le prime cose che ho iniziato a scrivere, che ero ragazzina, la prima volta per puro caso la lasciai il suo scritto in giro per casa. Quando sono tornata, poi ho trovato delle correzioni fatte in questa cosa. Da quel momento è iniziato questo rapporto che io lasciavo casualmente queste cose per strada, per casa, tornavo a casa e le trovavo corrette. Non ci siamo mai scambiati una parola su questa cosa. Io ogni tanto incontro ex giornalisti dell'ora, appunto, mi dico: ah, tuo padre, il carattere è terribile, dittatoriale, però un grande giornalista e anche un grande insegnante, credo, da questo punto di vista. Poi vabbè, c'è la sua famosa penna stilografica verde, di cui tutti parlano, segnava tutti gli articoli con la stilografica. Nel malo carattere, nell'ironia cattiva, dicono che anche fisicamente, probabilmente, dicono che gli somigli. In tante cose, ad esempio, io non ho voluto fare il giornalismo. Probabilmente mi sarebbe piaciuto, ma mi sembrava una cosa assurda. Cioè non aveva senso il confronto in questa situazione. Ho fatto teatro per tanti anni, ho fatto altre cose e paradossalmente poi invece adesso invecchiaio in questi ultimi anni. Ho questo blog dove finalmente posso scrivere, mi sembra divertentissimo. Non è mai stato un peso, devo dire che non... forse appunto negli ultimi anni io dico che sono la figlia di Mario Farinella e viene fuori questa cosa, perché prima ne parlavo poco. Poi appunto sono completamente pazza, per cui non temo il confronto, non me ne frega niente, scrivo come scrivo e mi piace.